Benvenuti, l'unica trasmissione che si sappia che si occupa di poesia, sempre e comunque. Non facciamo critica letteraria, lo ricordo per l'ennesima volta, ma andiamo avanti con emozioni. Ci sono degli ospiti che ritornano, sono quelli fissi, uno soprattutto che sta sempre qua perché non riusciamo a, in qualche modo, a liberarcene. Parlo di Egidio, ovviamente, Egidio. Beh, insomma, sì, sempre. È vero che non ci si vede, ma insomma, anche quando parli, insomma, è influente. Ma a parte gli altri ruotano, evidentemente. E allora abbiamo Angelo Conforti, capito intorno, professore di filosofia, Andrea Villani, che è uno scrittore noir, oltre a tante altre cose. E poi abbiamo un nuovo ospite che è Eva Deida, un'attrice. Bene, anche in coro abbiamo detto attrice, anche col coretto. Che cosa? Attrice. Eva Deida, insieme abbiamo detto. Abbiamo detto Eva Deida insieme? Sì, proviamo un po'. Eva Deida. Visto? L'hai detto da solo. L'ho detto da solo. E come proviamo? Ci riproviamo? Non proviamo più. Allora, liriche. Adesso, come sapete, noi sempre ci permettiamo di sorridere tra di noi e di giocare tra di noi. Oh, facciamo le pediconi. Salve, sei sempre qua, abbiamo anche Carlo Prinzhofer, principe Carlo Prinzhofer, eccolo qua, nonché architetto, inquadrata prima in ricordo del carnevale, Silvia Guida, come gatto. Bene. Ciao a tutti. Ok, adesso un istante, vediamo secondo noi a cosa può servire la nostra trasmissione, a parte lasciarci andare le emozioni sulle liriche. Ma è questo il punto. Vedete, questo è il Corriere della Sera, notizia di qualche giorno fa. Turchia, sedicenne sepolta viva, arrestati il padre e il nonno. Qui c'è un'immagine, non so se la riuscite a vedere, mi avvicino un po'. Ecco qua, un'immagine. Questa immagine è quella della buca, profonda 2 metri, dove è stata sepolta la ragazza. Quale misfatto aveva compiuto? Semplicemente era uscita con alcuni ragazzi. Hanno scavato una buca di 2 metri e le hanno legato i polsi, l'hanno messa sottoterra e hanno coperto soltanto la parte superiore per darle quel po' d'aria, per non farla morire subito, in modo tale che l'agonia è durata molto a lungo. Tant'è vero che hanno trovato dentro i polmoni della ragazza, sono pieni di terra. Quanto tempo è durata l'agonia non è dato da sapere, ma pare molte ore. Allora, vedete, voi sapete bene che io da sempre sono ostilissimo ai fondamentalismi, qualsiasi sia il fondamentalismo. Dovunque venga il fondamentalismo, o in politica o nell'ambito religioso, io e penso tutti gli ospiti qui siamo contrari. Vedete, la nostra trasmissione, che è un'umilissima trasmissione che non pretende altro, di andare verso quella strada che si chiama tolleranza, che si chiama capacità di comprendere l'altro, incapacità di offendere. Figurarsi poi di uccidere. E la poesia è tutto questo linguaggio. Ecco perché parliamo di liriche. Toni Gargovic, Federico Gianelli. Questo fatto veramente ci sconvolge. Ma più che di fondamentalismi, io parlerei qui di quello che è il male radicale. Quel male radicale che è connaturato all'uomo e che ogni tanto si presenta. È la parte ombra. Quella parte oscura dell'uomo che viene fuori sempre, che non potrà mai essere eliminata, ma che noi dobbiamo ogni volta cercare di Professore, perdoni, questo non è Villani. Non è uno spot pubblicitario, un atto oramai praticamente dovuto nei confronti di una collega che è uscito proprio ieri con un romanzo per Perdisa che si intitola Italian Sharia. Io a questo punto lo voglio consigliare a tutti quanti perché si occupa esattamente di questo problema. Come si chiama l'autrice? Italian Sharia, della casa editrice Perdisa. Lui è Paolo Grugni, che è un mio amico fraterno. Paolo Grugni, uno Italian scrittore allora, eccellente. Ci presenta. Voi sapete che diamo sempre appunti di lettura. I libri non bisogna soltanto comprarli, si possono ordinare in biblioteche che siano dello Stato e loro hanno il dovere di comprarvelo, per dire.
Ora, adesso noi non ci rivolgiamo a questo o a quel settore, la parte oscura della mente, ma io sono convinto sempre di più che la parte più oscura, si fa bene mente, nel senso che non appartiene al mondo dell'ombra, all'inconscio, appartiene soprattutto al mondo della ragione, perché i campi di sterminio nazisti furono pianificati con la ragione, tant'è vero che l'IBM, è stato scritto in un famoso libro, IBM e l'Olocausto, IBM prese come modello organizzativo quello dei campi di sterminio, quello dei campi di sterminio prese, IBM e l'Olocausto, capite? Non è stato mai smentito tutto questo, perché era perfettamente razionale. Per prendere, scavare una buca di 2 metri, metterci dentro una ragazza e chiuderla dentro e stare zitti mentre lei è in agonia, questa è la ragione, non è l'ombra, è la ragione. Se posso dire, lo spiega, prego, bene, Angelo, lo spiega bene James Hillman in un suo libro, Il potere, c'è un capitolo che è tutto dedicato a questa efficienza dei campi di sterminio. Assolutamente. La razionalità, la causa efficiente, che diventa l'unica, certo, spiegazione delle proprie azioni. E i campi di sterminio molto razionali erano anche quelli del Soviet, pensate ai gulag che sono andati, credo, negli anni 20, no? Pensate, c'è il sonno anche della ragione che produce mostre, ma spesso la ragione stessa. C'è anche un fondamentalismo della razionalità. È una cosa, capite? Noi dobbiamo, ecco. Certo, però non per questo noi dobbiamo abbandonare la ragione. La ragione è un mezzo, è l'animo dell'uomo, perché come dice Seneca, l'uomo è l'unico animale che uccide quando non ha fame. L'animale è feroce, questo, ma nell'uomo è insito, quando Caino e Abele, quando Caino uccide il fratello, ti dice che lì nasce nel fondo del cuore dell'uomo c'è questo mistero, ecco, e questo abisso che noi dobbiamo vedete, il punto anche è questo. Conoscere. Vabbè, ti lascio assolutamente le tue motivazioni. Io sono convinto, io propendo più per credere che più che nell'abisso inconscio c'è nell'abisso della ragione. Perché è la ragione che permette di pianificare ogni forma di efferatezza. Non è il delitto preso da rabbia, che sempre esecrando, ma è la ratio. È la ratio che ci sta facendo distruggere il pianeta. È la ratio che ci ha obbligato a seguire certe direttive economiche dove milioni e milioni di persone perdono il lavoro senza avere l'assicurazione. Questa è la ragione che pianifica. Certo. E non è che sia una cosa tanto diversa se tu metti sul lastrico delle persone e li licenzi e non possono più essere reintegrate. Questa è la ragione, che dice che a 50 anni uno diventa vecchio, però a 40 sei troppo giovane per trovare lavoro. Questa è la ragione. Ma anche la ratio, se usata bene, ci potrà salvare. Esatto, come no, perfetto. Bene, sigla. Vuoi dire una cosa? Aspetta. No, volevo dire due parole che non sono state dette. Sopraffazione per avidità, quindi non sopraffazione basta, che anche nell'animale esiste. Il ragionamento è ti tolgo quello che hai, il grave colpa di questa notizia che hai letto dei nazisti, dei gulag, ti tolgo la dignità di esistere, ti tolgo la dignità di pensare, questo è un fatto razionale. Se posso aggiungere però una cosa molto rapidamente, già lo diceva Nietzsche 150 anni fa, che se Apollo e Dioniso non si rimettono insieme, il nichilismo è inevitabile. Tra l'altro Giorgio Colli, su Apollo e Dioniso, che Helios Re e Dioniso che sono separati, Giorgio Colli ha già dimostrato che la mania invece profonda li unisce. Quindi è la mania che unisce. Andrea Damiani, professore di matematica, parliamo che dovrebbe di essere la ratio assoluta. Teoricamente dovrebbe essere così. Credo che però se ci si avvicina alla ragione con l'animo di chi ne vuole trovare i limiti, probabilmente le cose diventano più facili, cioè con l'umiltà di chi sa che se ragione è, però non è ragione fuori di noi, ma è ragione dentro di noi, quindi limitata come limitati siamo noi, e allora raggiungi il limite della ragione, capisci fino a dove ti può portare e capisci che per andare oltre serve altro. Bene, il microfono funzionava sempre? Sì, benissimo. Tra l'altro c'è una bellissima, chiamiamola barzelletta ebraica, che è raccontata da Thomas Moon, I pianeti interiori, in cui c'è un tizio che sta cercando una chiave che ha perso, la sta cercando sotto le luci di un lampione, e uno gli si avvicina e gli chiede cosa hai perso, ho perso la chiave, ma l'hai persa qui? No, l'ho persa là, ma qui ci vedo meglio. Questa è la razionalità. È stupenda, eh? Questa è la razionalità che... Bene, torniamo un po' alle maschere. Vuoi che te la annodo? Ti sta cascando la maschera, ci hai messo 3 ore per allacciartela? Invece, vedi, tanto impegno. Che vuoi fare?
Che dici, al decimo minuto possiamo mandare la sigla? Siamo l'unica trasmissione che fra poco manda la sigla quando è finito il programma, grazie. Vai, vai.